Kar je še izumljenova. Kar je izumljenova še izumljenova. Kar je izumljenova še izumljenova. Bi li to kafe? Kar je še, da sem ga dolga. Sei prima di andare a letto che tutto si fanno alle 9 del giorno dopo, Tu c'è fa freddo pure. Voglia, se c'è, no. Io me ne sono accorto stanotte. La casa è gelata. Non si poteva vedere la calima. E mi sono messo due maglie di lana, così è tutto. Pisciare a letto, si capisce. E per la via di là, vedi che ne va, tre ore di congelo. Faccio dei ricordi, e per la via di là che compratti tu, dicesti che avevo avuto l'occasione, vedi? Faccio dei ricordi. Cioè te ne sei andato? Toccato, toccato. Dai, dai, segni di vita. Guarda, che te senti? Guarda. Se parla faccia la Guarda, che te senti? I pedalini di larga comprati, cioè che avevo avuto un'occasione. Questo è lana pura, che dici? Lana pura. E tutto l'hanno imbrogliato, tutto l'hanno messo per occasione, sì. Perché mi è gelato, sì. Poi dico, la lana pura, quando è pura, no? Quando si lava si restringe. Più si lava, più si allarga, si allunga. Non diventa due barchi, due bandiere. Ho capito che c'è. Sta sopra il comodino, eh? Cos'è, fa freddo pure? Sì, Luca, fa freddo, basta! La resta della mazzata a casa. Mentre Natale si è presentato proprio come comando il Dio, con tutti i sentimenti si è presentato. Tu sei una brava donna di casa, di fare tante quelle cose, sai fare, sai cucinare per me, la parte il fagiolo, la parte il pesile, affrittare con la cipolla. Tu sei la reginetta della casa quando fai la affrittata con la cipolla. Capito, non è quello che ti ho detto. Non ho capito, non lo so fare, voglio tutto caro, non ho capito. No, la qualità, non lo sai fare, non lo puoi fare, non lo so, la qualità. Questa è pure la qualità, è scadente, dici che vuoi risparmiare, quel caffè non ti risparmi, io ho tutta cosa, lo dici, si compri il caffè fresco,
Questo con te scarra a fuoco. Tu c'è, va freddo? Madonna mi si fa lì, va freddo assai, ma è struccio. Ma sono già le bocche, ma di mano fa freddo, fa freddo, fa freddo, fa freddo. Non c'è bisogno di trattare a te. Fa freddo, invece, deve fare. Questo Natale ci è presentato. Ma domanda è Dio, questo tu l'avete già detto. Ho già detto. Sì, signore. Non la torta che c'è. Oh, presente, dove sto presente? Sta là, sta io, con presente. Sì. Quest'anno faccio il più bel presente di tutti gli altri anni. Sì, sì. Ma quando ero l'altro giorno mi ha incontrato per le scale. Ha detto, facciamo la gara. Sta tristizzo, vuol fare la gara. E pensando voglio fare tutta una cosa nuova. Una cosa, voglio mettere tutta casa nuova gente. Ho fatto i progetti, i disegni. Sì. Cioè, la colla l'hai squagliata. Maria, in questo momento mi sono svegliata. Se mi date il permesso di vestirmi per andare a fare la spesa è bene, e se no qui, noi ci sediamo e ci mettiamo in ordine del signor Luca Cupiello che comanda. Tu non hai sbagliato? No. E ieri sera che ti dicevo, sono arrivati prima di fare il caffè, squaglia la colla, se no non posso lavorare, il presente non è pronto per domani. Ecco pronto, andiamo a squagliare la colla. Ma qui stamattina ci mangiamo la colla, ma non è Natale un castigo è Dio. Colla, pasture, buzzette, Buzzette, poi io non capire le patate. Tommasi! Tommasi, scende, sono che nove! E nove, però è un quarto quasi, eh! Tommasi! Io lo so che stai svegliato, e non ti fai finta di dormire. Ma queste cose, vedete? Non so trovo lungo che dormo fino a quest'ora. Tommasi, mannaggia tutte le... Thank you.
Basta un bacino, cosa? Io all'età tua, alle 7:30 mi alzavo dal letto come un grillo per accompagnare a mio padre che andava a lavorare. Beh, sì, lo accompagnavo fino alla porta, gli baciavo la mano, perché allora si usava così di baciare la mano al genitore che andava a lavorare. Me ne tornavo e mi coricavo un'altra volta. Mi faceva altre 2 ore di sonno. Tommasi! Vedi che non ti do diretto, se no ci facciamo la croce a prima mattina. A zuppa! A zuppa qua! E questo vuoi fare sempre? A zuppa là, a cena, a colazione, o pranzo. Sottete, la zuppa la vai a prendere in cucina, perché non tiene servitori. Se non me la portate dentro al letto, non mi soso. No, tu ti sosi. Già ti faccio ancora all'ospedale. Ascolta. Non ti ho fatto presente. La casa inguagliata, da l'altra se ne vanno. Resta a me il buono. Non viene neanche bene. Già. Come se fosse la prima volta che lo faccio. Io sono stato il padre dei presenti. Venivano da lì a chiedere consigli, poi viene lui e dice che non viene bene. A me non mi viene. Questo lo dici perché vuoi fare il giovane moderno, il superuomo che non ci piace il presente. Il presente è una cosa commovente. A me non mi piace. Sotto, le carte sotto. Ma tu palato! La sindolietta! E beh, se le porta tutte la trindolina, stamattina mi venga coppa a bacia tutte e tutte. Per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Ma quello così ha. Sì. Mi hai iniziato il telegrafo senza fine. Ma tu palato! Ma trindolietta! Su! Bello di mamma, state su. Te la fanno bella e mamma ti prepara un bello zuppone. Che ti ha fatto? Un zuppone lo va a pigliare in cucina. Perché non tiene servitori, te l'ho già detto. Che l'hai preso? Per una serva, tua madre, eh? Per una serva, tua madre non serve. Con un raffreddore cattuto e stai cavando questa lindolietta da settimana sera. Sì, andato. E sapete se esce? Sì, ha detto dopo la febbre che ha giunto, può svegliare un po' più tardi e poi si tira. E sapete se si veste? Gesù, te che è sciano? Sì, sapete se si vuole mettere il cappotto? Non si capisce, un mese di gente esce senza cappotto. Ma perché che sta? No, niente. Gli dicessi che è meglio se non esce. Può essere che piglia la ricaduta. Poi, grazie, vai a stare in grazie. Mi dà avanti. Come ti senti? Come ti senti stamattina? Mi sento un poco lento. Io credo proprio che ti passavo questa festa dentro lì. Devi mangiare forte, carne al sangue, vino rosso, tutte fai delle lunghe passeggiate a parte o mare, l'aria del mare ti fa bene, ti mette su, così si coglie pure l'occasione, per fare la pulizia dentro la stanza, una bella pulizia dopo 7 giorni che state giù, ma aiutate pure Raffaele. Arriva fino a un pangolotto. Va bene, Non la cuce. Non ho potuto trovare le scarpe mie. È pulita a me. Siccome sono stato 7 giorni a letto con la febbre, ho domandato se aveva la testa. E tu vai a scare tu quando ti coricato dove le mie testi? Dove le ho letto? È sotto il letto, la smetti. E vedete bene che là sono. Non la cuce. Non
ci sta niente. Le scarpe sono sparite, sono sparite. Ho mandato la mia amica, voi. Uè, non ha cominciato, non è Nillo. Io non ero certo il tipo che mi vendeva le scarpe. Scusate se il ragazzo se permette tutto di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza.
state voi, se mi sono preso un martire devo andare dove stanno le scarpe, mi chiedo. Io vi chiedo scusa. E io vi chiedo perdono. Ma io mi ginocchio ai vostri figli. Io mi metto che la faccia da te. Stato al cuore, ma le scarpe. Ma la cuore, è stato la cuore. Che bella. Io dire scarpe. Mi tengo il parere, mi dico che bei parenti, che bei parenti, quelli, i tengo il parere, mi dico che bei parenti, quelli, che bei parenti, tengo il parere, mi dico che bei parenti, siento, siento quanto è pesante, abbraccio, sono la capita, sono le compagne la volta con questo, la nemica dalla carne, la nemica mia. E mi da cucina che mamma si fa un po' di cuccioli, allora e non capisco, tutto vedo un rapporto si fa scalare al mese di centro, dove siamo arrivati, e un carattere insopportabile. Io li voglio vedere, ma certe volte non so io stesso come ti devo far capire certe cose. C'è un carattere salvaggio proprio. Sono bravo ragazzi, i sentimenti sono buoni, lo so, sono buoni. Ma dico io il giudizio. Tu dove do una forza si fa scalina, al mese di certo dove siamo arrivati. Ora non sei un bambino, sei un giovanotto. A scuola non hai mai voluto fare niente, terza elementare. Oh, non voglio studiare, voglio fare il mestiere. Fai il mestiere. Stanno cacciando tutte le scuole di Napoli, terza elementare. Fai il mestiere. Ti deve interessare, come si dice? Ricerca trova. Fai girando nei magazzini, nei negozi, ci sono i cartellini, ricerca di commesso. Sì, se puoi piano, ti puoi fare una strada, no? Io non sono eterno, i soldi ci vogliono. Ma dopo la festa viene il sacco, porti campioni, dobbiamo fare il vestito nuovo, e questo che tiene oramai è partito. Faccio solo due camicie d'oro, un vestito. Due camicie, sì. Tua madre ha detto che queste che te non le può salvare più. Tommasini, qua faccio venire le montagne, eh? Con la neve sopra, qua faccio venire la casetta della lavandaia, qua l'osteria, Questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Ehi, Tommasi, dove nasce Gesù bambino. Da piazza, sì? Da piazza? No. Beh certo, non è finita ancora. Non si può dare un giudizio, è giusto. È giusto, dopo quello. Ti compro pure una cravatta nuova, che questo oramai è diventato un lucente. E per Natale ti regalo 10 lire, così se ti trovi al bar con gli amici puoi offrire qualche cosa, come si dice, fai bella figura. Come si, voglio fare pure il laghetto col pescatore, e dalla montagna faccio scendere l'acqua vera. E già, l'acqua vera. Si mette l'interaclismo da dietro, si apre la chiavetta e esce l'acqua vera. No. Se mi faccio capace, non vuoi capire che il presepe è una cosa religiosa? Una cosa religiosa con l'interaclismo da dietro? Ma fammi un cazzo. Se vuoi fare tanto il gioco di potenza, se non ci piace il presepe, come si fa a dire se quello non è finito ancora? Ma pure quando è finito? Non mi piace, ma non mi piace, ma non mi piace, ma non mi piace, ma dalla casa mia te ne vai.
sbagliato. E dalla casa mia, te ne vai, perché in questa casa sta fanno i presenti. Vada, me ne vada. Ma mi mangio prima tutta l'altra e poi me ne vado. Carichi, che mangiare stamattina? Ah, questa è la solita tortura mattutina. Tu Carichi, vuoi mangiare stamattina? Che tu dica a fare, io ti dico una cosa, tu ne fai un'altra. Ecco, cioè, che non vuoi fare? Fai un po' di brodo vegetale e ci vengono 300 grammi di tubetti. A me i tubetti non piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare, sono tubetti che non ti riguardano. È senza problema, eh? Ma quella tanta giornata è stata lì che le lasciò. Soprattutto in questi giorni di festa. E di dire per la spesa, Gingri si è chiesto di fare del vostro tempo. Chissà mai quanto fa solo il suo. Ecco fatto. Ultima lavorazione nella casa paterna. So io quello che devo fare, sì. Mi trovo un lavoro, ma qua non ci vengo più. Mamma mia, lui, questo padre snaturato, ha avuto il coraggio di cacciarmi via dal focolare proprio nei giorni del Santo Natale. So io quello che devo fare. Mamma, fai conto che la tua creatura non è mai esistita. La tua creatura è sparita. No, mi sono stata la tua. Ha 5 minuti. Lasciatemi lavorare, non posso essere distratto, concedo per il presente. Un carissimo, se fa tu con le San Pietro, e lì ci tu passi un coppo come vanno avanti. Tu stai qua. Buongiorno papà. Buongiorno. Vedi tu, si è appiccicato un'altra volta con Nicolino, E non capisco, quello è un uomo che ti adora. Viene con una grande signora, non lo fa mandare niente. Sta messo con bello appartamento. Perché vi siete contrastati? È un uomo che lavora, ha bisogno della tranquillità, come dice, della tranquillità familiare. Perché vi siete contrastati? E non, perché vi siete contrastati? Questo è un altro capolavoro tuo. Non voglio sapere niente. Io non devo sapere niente. La nemica della casa, se la mia nemica, facciamo il presente, io faccio il presente, se succedono guai da me non ci venite, se succedono guai io faccio il presente, la sentite voi le vostre anime dannate, Gesù, che c'è?
Poi pagare scarpato, siete fatta la prima. Poi sentite voi le vostre anime l'annà. E io dal proprio sangue, non si può sapere niente, proprio. E se fra madre e figlio un altro linguaggio. Aggiungate spalle e mi sono andata così spazio. Primo viene qua, mamma, io non ne posso più. È un uomo che mi tortura con la sua gelosia. Gli amici devi camminare un po' più di lì. Io sono mamma e non posso dire. Ma perché? Ma perché che faccio io di male? Che faccio? Ma non mi fate ridere. Faccio solamente chiacchiere, mamma. Hai già fai fatti? Eh? Hai già fai fatti? E io li faccio i fatti. E come se li faccio? Mamma, mamma, lo lascio, me ne scappa. Ecco qua. Per il signor Nicola Percuoco, urgente. Il nostro matrimonio fu un errore, perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e questa sera fugo con lui. Addio, Inuccia. Così cazzo. Faccia la sua, stai da bussare. Da bussare, non è una musica. Vabbè. Gli ha capello. Oh, good, good, good.
Ma ci ho preso una pausa,
io sono stato sfortunato con voi figli, ho fatto una pezza da fede, non ho fatto un'altra cosa, colpa tua con gente, non ti fate l'esperimento, sei stato a tempo, non l'hai stato detto qua. Ah, figlia mia, è colpa mia, devo dire la verità, è colpa mia. Qui è prima figlia, figlia mia, sono io quello che mi è costato, gioia, dolore. Ti ricordi con c'è? Con c'è? Ti ricordi quando è bel tipo nella pancia? Ma certo, con voi da Madonna, che vuoi? Che vuoi sapere? Gioia e dolore. Poi che ha studiato lo studio, questo studiava, teneva una casa piena di libri, questo ha studiato veramente. Quello no. Quello è alfabeto. Quando era amaro, quando era amaro la bocca, parla, questo è romanzino. Libri, ma tasto di libri, la sera, a tardi, due, le tre e mezza, io sto da luce, e diceva lei, non fa niente per un poco di luce. Però era lì, non è che io volevo risparmiare, è che il sonno della notte fa bene ai ragazzi, come si dice? Ho detto, gioia e dolore. Poi, ti presentaste tu per la domanda di matrimonio, il colpo di grazia, addirittura. Dopo di qua, fino al giorno prima del matrimonio, si piangeva notte e giorno. Ecco, si sposava un delinquente. No, no, dopo lì, io ti voglio bene. Poi dico, sai, dopo lì, che tu dicesti, io ho già provveduto per l'appartamento, e noi invece pensavamo di fare una casa. Vabbè, ma capirete. Ci sono delle esigenze, le relazioni con gli altri commerciali. È giusto, hai diritto. Commerciale. Ma pensa un padre che quella la figlia femmina, le spose se ne va. Che vuoi sapere? Potevi sposare a quelli. Se tu eri femmina, non me lo sposavo. Io mi sposavo a te. Io cresci tutte e tre. Scusatevo io. Se tu eri femmina, sei femmina tu? No. Allora, se tu eri femmina, io in qualità di padre, il padre che comanda è il figlio dello Deo Benito. Io ti dicevo, sposa il Nicolino, però tu te lo dovevi sposare. Se io chiedo femmina, ti rispondevo, non mi piace. Ma lei ha la pettola da sulla base del padre pagina, non ci facete di novità, domani con la santa giornata venite qua a mangiare, con gente ha preparato tutto, non ci manda niente. E io ho tirato quattro arance, le mando stasera. Stamattina scendo io. No, non mi male, scendo io, con c'è. Ma niente affatto, mi mando tutto per un giorno. Ma senza esagerare, noi ci vogliamo mantenere leggeri. Con un po' di prodotto vegetale, non ci conosce le verdure, e ci viene 300. Invece quello voglio 500 grammi di tuffetti. Che dovete fare con questo prodotto vegetale? Beh, mi mando una bella gallina. Beh, certo. Il prodotto di carne, come si dice, sostanzioso.
Ma noi ci vogliamo mantenere leggero, un po' di prodotto vegetale, 500 grammi di tuffetto. Niente, ma vi dovete sostenere. Beh, io vi mando una bella gallina. Io insomma una gallina che faccio un prodotto vegetale. E voi... Io non so perché vi siete contrastati, ma ti dico anche pazienza. Io conosco il carattere di Minucci, è un carattere non è facile, non si è portato in tutto il capricio. E rinuncia la pulita dei miei occhi. E non dice, quando io non ci sarò, perché tutti dobbiamo morire prima o poi, quando io non ci sarò, io devo sapere che vicino a lei c'è un uomo che la considera e che la vuole bene, cioè, e se no io muoio dannato. Ma chi la voglia tanto bene, e tanto bene. Grazie, grazie, Nicolino, grazie, grazie assai. Ma che fate? Sono io che devo baciare la mano a tu. Lascia, ma niente a fare, niente a fare. Io vado. Allora, domani sera. Arrivederci, arrivederci, mangiamo una santa giornata. Guarda qua. Nicolino! Nicolino! Nicola per fuoco, è urgente, ho pensato che sarà caduto, non lo so. Va bene, a domani sera. Arrivederci. Grazie. Ma che te la fai? Io non posso ucciare!
qui devo cercare a fare i numeri, mi devo fare forte. Lo trovo perché ieri sera fece un segno su tutti i soldi. Trovo a 5 lire che la croce ancora, ma faccia da capo. Ma chi vuole che la finanza 5 lire vostra? Chi vuole? Si sa, questi servizioni qua, questa casa vi fa nel nulla. Pasquale, ma dove come parla? Perché non dirlo, te la dì da casa, non lo tocca. Ma è un delinquente. Poi lo difendete. Non riesco. Sono zio, posso pure tu. E che più di qualche volta faccio bruciare la mano di la tasca da giro. Ma chi lo va a trovare? Sai che qualche lapis? Va a trovare la lapis, qua la lapis va a trovare. Io non ho commissato che sei venuto con un capo a pesca. Ah, quello che la combinazione. No, combinazione. Ma chiamate combinazione. Ma c'è che va già dice. Entra Vittorio. Vieni. Ti stai un altro poco con me. Poi te ne vai. Questo però no. Che bello no. Mamma, casta Vittorio, amico mio. Fatta un piacere. Da. Buonasera. Buonasera. Tu non puoi dare il tuo libro? Non posso dare il tuo libro, tu non posso dare il tuo libro. Io non mi faccio pigliare il tuo libro, tu non mi faccio pigliare il tuo libro. Ma è possibile che io devo essere offeso davanti agli amici? Io ci porto la gamba e spingo la gamba. Ma tu vuoi sotto niente, sotto la comune? Ho visto la terra tutta, sotto la linea, sotto la cuscina, sotto dappertutto. Ti sei andata a volte, non tu sa ma. Ora non voglio fare con te, ma. Mo la devo vedere un'altra cosa. Se non trovo la 5 lire, ma faccio a capo. Però ci andiamo in giro. Perché se trovo la 5 lire dico che non l'ho trovata. Non... Non lo so, ma io devo stare presente. Ah, sta presente. Uè, se si trova la 5 lire, te lo giuro sull'anima santa di mia madre. Gesù. Perché l'anima tengo solo i morti. Te lo giuro sull'anima viva, santa di mia madre, mi metti in mano la droga. Io ti faccio un giuramento che non ho mai fatto a nessuno. Te lo giuro, sono direttore del bancolotto di Napoli. Che se non trovo la 5 lire, ti faccio fare una tavola al pronto soccorso. Ma, è morto di me! Permetti, mamma! Dovevi scendere? No,
perché hai aperto la porta? Mi credevo che tu avevi tuzzuliato. Io non ho tuzzuliato, perché hai aperto la porta? Mi credevo che tu stessi arrivando, allora ci ho aperto la porta. Ah, hai pensato di arrivare e hai aperto la porta? Io sono arrivato veramente. Telepatia. Sai che significa telepatia? No, veramente. Ah, sì. Ma mi spiegate pure a me una volta, che non mi ricordo un po' io. Sarebbe... quando io non busto e tu apri la porta. Ah, io di una... A chi? Un amico Tommasini, se ne stava andando, stava andando. Sei l'amico di mio figlio Tommasini? Sì, certo. Luca Cupiello, Vittorio Elia. Elia, Elia. Poi fa piacere assai che mio figlio c'è anche amici di, diciamo, frasignoni. Sapete, vestite per bene. Io ce lo dico sempre a mio figlio di scegliere le amicizie. Sì, perché alle volte un cattivo compagno può guastare la pianta di gioco. Aspetta, stiamo parlando. Ma chi la che fa? Tu parli al tuo cacciare. Ho offerto qualche cosa, un caffè, un rosolo. Una parte, un'altra cammoggetto, credo di no, grazie. Senza genicotti, vedi? Non vuole niente, no, grazie. Ti avete visto il presente? Veramente no. Ce l'ho fatto le spalle. Ma ci fatto a fare, tu vai. Alle vostre spalle, vedete? Mettetelo da lontano così avete il colpo d'occhio. Guardate, vedi? Questo l'ho fatto io sano sano. Senza l'aiuto di nessuno. Oh, anzi. Contrastato in famiglia. Bravo. Ammirate, ammirate. Quando viene Natale, se non faccio il presepe, non mi sembra un cattivo augurio, mi ricordo da lavorante di nostro padre che lo faceva per me e mio fratello, e io poi l'ho continuato a fare per i miei figli. Di quest'erba? L'avete messa pure voi l'erba? Sì, se capisci. Bravo. Bravo. Ammirate, ammirate. Tu sei... questa pare che mi sfregolete. Non fa la cosa faccio, ma non mi piace. No, mi piace. Non mi piace la tantissima. Poi per esempio non si fa soltanto in casa mia, a Napoli si fa in tutte le case. Non mi piace. Non mi piace. Ah, non mi piace. E ora faccio vedere la cosa. Aspettate. Domito, questi sono i remaggi. Gaspere, Melchiorre e Baldassare, che portano i regali al bambino Gesù, portano ora in gente di mirra, e siccome quando ho aperto la scatola dove li conservo, se non hai troppa spinta, capite? Ne ho trovato uno con la testa rotta, e allora ho pensato è meglio che li cambi tutti e tre, se lo pare brutto, ero uno con la testa rotta. Questo le ho scelto fra centinaia e centinaia di pastori, lo facevano freddo stamattina. Poi ho scelto i più belli. Ammirate le faccine, ammirate, guardate quanti sono carini, guarda. Bellissimo. E questi li avete scelti voi solo? Bravo. Voi siete l'amico del mio figlio. L'altra figlia mia maritata, vengono a passare il Natale con noi. Quando sono questa festa ricordevole, Pasqua, Natale, Capodanno, ci riuniremo. Ci riuniremo. Ci ruminichiamo. Mia figlia non abita con noi. No, tu l'hai sposata a Nicola per un cuore, ma per la casa del dottore. Ma forse tu l'avete ricevuto, la ritrava per la strada. Dica Nicola per cuore. Non l'avete fatta tanto per la strada.
Costruisce scopette, scatolette, oggetto di regalo, tutte queste cose. Però ma i guadagni importanti sono i bottoni. Ha messo che bello appartamento, dove non c'è? Sì. E quando Ninucci mi invita a mangiare da lei, io dico, Ninucci, mi vuoi fare contento, fammi mangiare in cucina. E dico, c'è la cucina è grande, arioso, tutta moderna. Sta la finestra la faccio un po' male, non mi metto l'acqua da lì e mi porto su. E un anno che tu c'è, quando è bello, grande, guarda, sta pezzerino. Ogni mobile è un capo d'opera. Sì, ci sta pure il pianoforte, non lo suona nessuno, però c'è il pianoforte, è un oggetto che ci vuole in una casa, è molto importante. Allora c'è che quello quando fai, allora chiami il maestro, vieni allora su, le destra canta, sta a palla, se si diventa, perché mesi e mesi non ci vediamo con mia figlia, allora, perché pure io la voglio. Adesso con queste giornate di festa, se no la mattina salto dal letto come un grillo, alle 7:30 con un grillo, alle 7:30 puntuale, alle 8:15 sto in demografia, poi si dispoca, uomo di fiducia, ho preso il posto che teneva la buonanima di mio padre. A fine qualche incontro faccio pagamento, tengo custodito le chiavi, c'è la responsabilità delle chiavi, con c'è la fatto vedere le chiavi. La sera chiuso, la mattina devo aprire, se no come ne entrare. Ecco, come dicevo, mese in mese non ci vediamo con mia figlia. Quando anche questa festa ricordevole Natale, Capodanno, faccio le rimaniglie, questa festa è importante. Allora ci ringhiamo, ci rumminichiamo. Vengono e mangiamo in tinta, ciao, vengono e mangiamo in tinta. Tommasino è venuto. Sta dentro con tuo fratello. Ciao. O qua la persa 5 lire che ci sta sulla piatta del nero. Ciao, come sono fatto la novità. Come sono messo qua dentro i soldi spariscono veramente. Anzi, fatemi un favore, ditecelo voi a Tommasino, quella magari a un amico lo sta a sentire alla famiglia, no? Ma stavolta un mezzo di una trappolina, ho fatto l'accorgimento, se lo trovo a Tommasino faccio fare l'arena perché il ladro non lo voglio, non così faccio. Io non ne so niente. Non ne sai niente, tu mi dico la più, tu non ne sai mai sono niente. Chi si sta rubando il cibo? Non è vero. Quando diamo il fatto? Basta, tu hai torto. Non puoi accusare senza avere la prova irrefrenabile. Tu lo dici a me, io faccio le indagini, se hai ragione, ti do la soddisfazione. Don Vito, state presente perché lo voglio mortificare davanti agli amici. Vieni qua, tu fammi le indagini. Ma è cosa che io devo essere trattato come un uomo? Mi sono fatto, mi vuoi far vedere? Fammi vedere. Ehi, la cicci che te. Perché che devi passare? O strumpo. Se trova la cicca, vedi? Che fai con l'altro? Se la scuola non hai voluto fare niente, che fai? Ma sei? Va sei. E va, ne vedi? Ma una figura vai qua davanti agli amici, sì. Ti piace un prete? No.
No, ecco la sinfonia. Vabbè, è Natale, non ne parliamo più, no, no. Non lo fare più! Non lo facciamo! Scusate, io dovrei andare. No, state un altro poco con me. Già me ne andate, a questo Natale dove lo faccio? Io sono solo a Napoli, purtroppo. La mia famiglia vive a Milano. Oh, ma c'è una trattoria, poi mi dire. Ma non si può sapere, rimanete a mangiare con trucche. Se tutto fosse scelto. Ma faccio la licenza, la roba c'è stato. Come il signore mangia poco, no? Se mi sa me, rimanete a mangiare con noi. Pensate che ve ne andate a mangiare una trattoria di questa serata. Ma fate vedere una malinconia. Mio fratello me l'ha detto con io. C'è la vita di mio figlio, non posso permettere. Io non mi potevo rifiutare. Chi è? Tomazzi, chi è? Ah, Miluccia. Ah, benedetta figliola, sei arrivato. Tutti. Vi voglio rappresentare il mio genio. Nicolino, ti rappresento Vittorio e Lidia, amico del tuo padre. Questo è Nicola Perfumo, fabbricante del bottone, delle centinaia e centinaia di operai che vengono da lui per i pensieri. Ma che state? Sta bene, ma che hai fatto? Niente, papà, niente, niente. Concetta. Dopo Concetta, che è stata? Non è stato niente, Concetta, che è stato? Non è stato niente,
Ah, Don Gente, che è? Non è stato. Ma che è stata, mamma? Mamma! Mamma! Che è? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non possedo. Ad ogni modo, più tardi ci spiegheremo. Sono a vostra disposizione. Signor Vittorio, scusate, voi li avete visti? Dico io. Questo dovrebbe mai il castro per il fiore e baldanzare. Ma ce lo conosco. Questa è la verità, dico lì, si mangia di mancare una data a voi. Ha ragione. Regallo. Ha ragione. Che lavoro sta guardando come la faccia, non ha un pezzo di grasso. Che lavoro, se dei pensieri si deve sostenere. Quando la sera se ne esce con gli amici nelle trattorie, allora non ci penso più a niente. Dico, verità, questa è la ragione, questo è il motivo perché mi siete contrastati. Sbagliato. Mai come adesso vedo che c'è accordo completo. Questo ci fa piacere. Fanno bene, sono andato d'accordo. Io certe volte faccio questioni con un concetto, certe volte si prende strillo fino a Bascio Palazzo, poi ci vogliamo bene, siamo attaccati l'uno all'altro, parlando della parola di concetto, mangia vivo, ci vogliamo bene. C'è l'espansione, e così ho educato mio figlio Tommasino. Ma è qua, ci sono tirati, chi è qua? No, ci stava una mosca in da San Giuseppe. Ma ricordo, una terra di casa, c'è il 35, sta. Come dico, quella è già un'età, e poi io volevo il viaggio, per esempio. Quando arriva Natale devi scrivere la lettera alla madre. Sono io che lavoro, devo morire. Il figlio deve avere sempre un certo rispetto per i genitori. E poi vuoi farci sentire la lettera che hai scritto le domande. Ehi, tu ragazzi, domani che ti è capito. Quello mamma sta prendendo i capitoli dentro la cucina. Fai sentire la lettera che hai scritto. Ma che lo faccio sentire? È una specie di quello degli altri anni. Quest'anno hai messo la parte finale, molto bella. Fai sentire. Se non ti vuoi sentire la famiglia, vattene dalla camera tua. Capito, accomodate, sentite i sentimenti di Don Martino, senti i sentimenti di questo ragazzo. Vieni, Don Martino. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale.
ragazza mi racconta il periodo della malattia dei nervi, tu lo sai, ho fatto pure la cura rinforzata. Guarda la cassa, guarda, la vista. Vai avanti, vai, ce lo faccio, vai avanti. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Sì. Ho deciso, mi voglio cambiare. Sì. Preparami. Ma mi sei cazzo qui. Preparami un bel regalo, questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. Ma no, questo lo diciamo ogni anno. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a Nicolino e a me. Cara madre. No, 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 no. Cara madre. No, 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 dobbiamo già dire una cosa. Attamente pure. Ho capito, ma tu. Attamente pure. Andiamo avanti. Dobbiamo già dire una cosa. Attamente pure. Non posso. Ma scappo. Ma che scappo? Ma scappo. Ma attamente pure. Non posso. Non c'è lo spazio. Ma non puoi decarti, non c'è lo spazio. Voglio. Mi trovo pure a me se sono un dosso con la tappa. Non faccio ricordare speciale. Voglio. Trovo pure a me se ti ha pizza a bocca e ti ha dato. Ma guarda la non ha dato. Ma lo faccio con i tappi, ti ha pizza a bocca e ti ha dato. Ma te metto pure. Tu fai ove. Faccio ove, sono sì, ma te metto pure. Fai ove. Faccio. Allora sei scelto. Ma scelto, ma te metto pure. Non ce l'ho di quello che dà, non ce l'ho mai. Allora, affetta la porta. Allora, affetta, affetta. Teneva ragione il nostro padre che lo chiamavo fiammifero. Ma fammi capire, ma se quello ti mette nella nota della salute, tu ho veramente capricità. Oh, e per principio, ma da mettere pure a me, sozzi, ma da mettere pure a me. Per principio, ma da. Per principio, te, a dover chiare. Per principio. Vabbè, come dire, mette nella nota della salute pure a ti fai scappare. Io faccio, ma va. Mette pure a ti fai scappare nella nota della salute. Che poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Ma sì, è sempre tutto, fai sempre. Non muovere, per giù. No, no, non muovere. Non muovere, non muovere. A me di vita. Non puoi scrivere, non muovere. Andiamo avanti, andiamo. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni. Assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni pure ci fa scalire. Però con qualche malattia. Senza conseguenze, se vogliamo bene, ci vogliamo. Quando viene Natale dobbiamo fare il regalo, io devo fare il regalo a concetto, sì. Due anni fa,
gli ho regalato un bel taglio di stoffa con un ballo da forza pesante, vedi, poi così contento, non c'è, l'anno scorso, Spegnerello dei Chiri, ci facesse tra coppa d'acqua il giorno di Natale, poi così contento, non c'è, e cagliero in là, la commozione. E poi quest'anno, mi volete, quest'anno ho pignorato con le chiri, ho comprato un altro regalo, una cosa nuova proprio. Siccome poi mia moglie aveva detto l'ombrello, allora ho comprato uno nuovo. Come faccio vedere il regalo che devo fare a Concetta. Torniamo presto, l'ho detto. Questo è l'ombrello, l'ho comprato da un mio amico commerciante, mi ha fatto risparmiare, e il legno duro, bello resistente, la stoffa poi è di ottima qualità, questo è buono per, che voglio dire, per il sole, per il vento, per la pioggia. Nicolino, questa è materia tua, tu te ne intendi, questo è corno vero. Io prendo il cuore, tutto ce lo dobbiamo regalare. Mettiamoci là così non senza mamma, ci mettiamo d'accordo. Nicolino, mi voglio mettere d'accordo con mio figlio e mio fratello per fare il regalo. Sento la carrette, ci stanno mazzi di carte, non fate una partita, sì. Quando sono andato a comprare le maggi. Io penso pure come dobbiamo dire. Io dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da gevotare questo ombrello. Tu scendi da questo ombrello. Io questo lo dico io, facciamo. O mia Concetta, che ti taggi tutta, sta tutta. Andiamo a vedere, forza. Mi dai scuro.
sta arrivando il momento di andare a uscire. Dai, io mi vorrei lavare le mani. Fai scagli la china a prendere sapone. Ci vogliamo lavare le mani, ci ce l'hai dalla camera tua. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Non facci bene, cari. Vieni qua. Devi lavarti le mani, ok? Sto pulito, papà. Se mi volete lavare le mani, tanto c'è di forza. Come volete, torniamo presto. Fai compagnia, Don Vittorio. Torniamo presto. Volevo rimanere. È stato tuo padre che ha insistito. Me ne posso pure andare. Minuto. Me ne posso pure andare. Adesso sarebbe peggio. Ma io ho capito perché tu agisci così. Hai deciso di fare succedere quello che non deve succedere. Hai ragione. Ma mi sta bene. E mamma vuole sapere perché non vado a passare il Natale da lei. Beh, perché non si è partito? Io quando parla così mi faccio queste cose pazze. Insomma, io perché non sono venuto giù? Vito, Vito, non ti accistessi che lo cadda già lì, giù, Vito. Thank you.
Ma tu che non la vuole vedere più?
andare, vattene. Sei sempre a vedermi indeciso. Ma la capiva dice di andare a casa. Che male hai giusto? Ma sì, tipo che faccio? Torna a casa per mangiare. Se vuoi tornare, torna. Io faccio un poco di pasta al tutto. Non resterei, non amice, ma devo scappare, devo mostrare il campionario a un cliente di Milano, un importante. Non ho cominciato un milanese. Castori, come sta? Sta riposando un po', non si fa sentire, ma... Sta qui e tu? Vai, sto giù trovato. Sono 3 notti che sta vicino al letto del padre, non ha più che fa. Mi scalo il tuo palazzo fa 20-30 volte al giorno. Ho tutto, farmacista, tutto, sto. Oh figlio mio, bravo. Non basta, ma ora ci scappa. Ma mo è passato. Sono che ci vuoi dire? Un stato zitto. Io sono il fratello, non posso parlare. Muoviti! Il papà Francisco mi metteva a ciò che... Ma che c'è? Dove è nascosto? Se no il figlio sarebbe...
metta paura. Bene, bene, andiamo meglio, andiamo meglio. Santa Madonna. Carie. Carie. Avevo un padre più. Davanti a quel malato parlava sempre tutto. Qua c'è stata una Carmela nostra, è stata una Carmela che è venuta su acqua. Sì, è venuto carino. Perché non ci racconta donna Carmela? Ho fatto dei fagioli che davano i miei sicili. Sì, cari. Dai, bello, fisco, fisco. Fisco, 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 f
Questo scienziato lo sto vedendo. E gente, avete visto? Le facciamo, non le passava la febbre, se non avete giusto. Guarda, io le posso scappare o che? Ho altre visite importanti. Ma niente, niente di fare. No, non vi preoccupate. Certo, come dire, Babatosto l'ha avuto piuttosto pesante. Però ho visto dei casi peggiori, si sono risolti abbastanza bene. State tranquilla, non vi preoccupate. Non vai qua, è che venga. Fatevi coraggio. Fate coraggio pure e fede. Non vai qua, sono un miracolo. Ma non ce la può fare. Ad ogni modo, se ci sono novità, mi mandate a chiamare. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci, grazie assai, dottore. Arrivederci. E poi che fate qua? La luce non muore cacciata. Non sapete quello che sto soffrendo, la luce. Lo so, tutta la colpa è mia, ma credetemi, non vorrei entrare sotto terra. Sto trovando notti che passeggi sotto palazzo, mo' è sceso il dottore. Volevo baciare la mano a Don Luca, non me ne cade sta grazia, non è luce. Ma come? Ma non te ne volete, un piacere che hai fatto, ne volete. Ma non te ne c'è quando però mi viene più, ne volete, ne volete, ne volete. Ma bene, ne volete. Truanne na cascia forta divinata per ne fa chi non tengo titoli, non vive rendita, non ho un vestito po' quella me, sta cascia mi necessita po' forzi la giave, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto rusina mia, il ritratto formato visita da bonane mezzi zuffia, non mana che si chie. Na crastule specchi, la corteccia d'un cacio vecchio, un fracco sciasso color cachi, ti ti ta 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 ti. Sono re
reliquie sono cimeli sullo latin te puasti ma quando mi privano del companatico io ingotte zit senza parla. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'anna da c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, la bolletta di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Nu ci recapillo, nu cuorne curallo, ed il becco d'un pappagallo che noi perdemmo nel 23, ti ti ta 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 ta. Va che truanna sta cascia forte, ma qua cascire non c'ho vaca di certi reliquie, certi cimeli, si è lassa fuori per sparì. San Casimiro martire, sta cascia fammi venì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, il mozzone d'una stearica conficcato nella bugia. Na bambule miccio, na lente in astuccio, e la coda d'un cavalluccio che mi ricorda la meglio età, ti ti ta 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 ta.